questa originale iniziativa finanziata dal Consiglio regionale, che fa tutto un lavoro prodromico per arrivare poi alla definizione dei vincitori del premio, la cui giuria è presieduta da Ciamaraini. La vicinanza del Consiglio regionale è evidente, tra l'altro c'è anche la volontà di lavorare ad un parco letterario su Benedetto Croce, che potrebbe trovare l'originalità sul profilo nazionale e che non dovrebbe dimenticare, come spesso accade, gli spazi finanziari indispensabili poi per valorizzare e veicolare le proposte culturali. E fra le proposte culturali credo che questa, che è organizzata nella memoria ma anche nella conoscenza e nella divulgazione di Benedetto Croce, che ha nell'origine abruzzese un particolare profilo di presenza e di essenza, credo che debba essere portata avanti al Consiglio regionale in una maniera veloce ma anche strutturata e ben organizzata. Ecco, quindi oggi è stata un'iniziativa lodevole alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Pescasseroli, e io ho avuto l'onore di rappresentare la presidenza del Consiglio regionale, e attenderemo con fiducia l'assegnazione formale del premio nelle giornate del 29 e del 30 luglio. Il premio parte in genere all'inizio dell'anno coinvolgendo 42 giurie popolari, di cui 36 sono scuole di tutto l'Abruzzo, ma non solo dell'Abruzzo, da un po' di tempo a questa parte ci sta anche la Puglia, ci sta la Basilicata, ci sta le Marche, l'Emilia Romagna e la Toscana. Lì 1500 giurati, tra cui la gran parte sono ragazzi delle scuole medie e superiori, indicano chi secondo loro sono i più meritevoli di vincere. Poi la giuria ufficiale raccoglie queste indicazioni e decreta i vincitori, che verranno presentati il 29 e il 30 luglio e premiati il 30 luglio pomeriggio a Pescasseroli.